Dungeons & Roses, capitolo 2. Un arrivo turbolento. Per raggiungere le terre del nord ci vollero 3 mesi di lungo e sfiancante viaggio. Mentre il Behemoth, il leggendario veliero del Master, solcava i freddi mari settentrionali, i membri dell'equipaggio iniziarono a conoscersi meglio. Nacquero grandi unioni, legami che il tempo non avrebbe più cancellato. Allo stesso tempo, però, nacquero delle pericolose rivalità. È il rovescio della medaglia, il continuo equilibrio instabile del bene e del male. Ci furono delle pesanti risse, e più di una volta il Master fu costretto a gettare in gattabuia i contendenti. Più il tempo passava, più gli animi si scaldavano. Quando finalmente il Behemoth raggiunse il Mar delle Bianche Morti, ci fu un sospiro di sollievo. Il peggio era passato. Qualche giorno dopo la vedetta gridò «Terra!». In lontananza comparve flebile un ammasso di rocce nere, affilate come le code dei draghi di silicio. Il cielo grigio prometteva terribili sventure. L'aria gelida spezzava il fiato. «Come si fa a vivere in un posto del genere?», pensasti. Mentre il Behemoth attraccava lentamente nel porto di Himmerfall, indossasti il mantello di pelle d'orso. Era giunto il momento di scendere e disperdersi tra la folla. Gli abitanti del nord erano davvero dei trogloditi, te ne accorgesti subito. Un uomo nerboruto stava pisciando in strada, senza preoccuparsi né della folla né del banchetto di carne di balena venduta proprio lì di fianco. Un gruppo di donne ridicolizzava un povero storpio, mentre dei ragazzini giocavano a calpestare il letame degli yak e a lanciarselo addosso. «Quale scempio!», disse il tuo compagno condottiero. «Farei fatica a distinguerli dai troll», replicò il mezzodrago. «Bisognerebbe far rispettare di più la legge», aggiunse il ranger accarezzando la sua pistola. «Ammesso che ci sia una legge», ribatté il chierico. «Non esagerate», disse il ladro sorridendo. «In fondo è un bel posticino». Tutti lo guardarono con occhi sgranati. Passarono alcuni minuti e poi vi fu un lamento. Vedesti un bambino trascinato da una guardia imperiale, mentre altre 2 guardie tenevano a bada la famiglia dietro di lui. Cosa stava accadendo? Il bambino era visibilmente impaurito, ma la guardia continuava a strattonarlo, così tanto da farlo perfino cadere a terra. Senza aspettare che si rialzasse, la guardia lo prese per le gambe e tornò a trascinarlo come un sacco. «Vi prego», disse il padre, «così gli farete del male». «Non ti avvicinare, uomo», lo intimò un soldato del nord. «Si facesse male», aggiunse il trascinatore, «io me ne sbatto». Tutto questo accadeva nella noncuranza generale. Era come se quell'episodio non stesse accadendo. I bambini continuavano a giocare con lo sterco, le donne punzecchiavano con un ramo secco l'unica gamba sana dello storpio, mentre il tipo nerboruto aveva finito di pisciare e con le stesse luride mani stava tagliando la carne di balena, pronta per essere venduta al miglior offerente. «Ma in che razza di posto siamo finiti?», domandò lo stregone. «Sono inorridita», disse il mutaforma. In quel momento una ragazzina di 10 anni appena si avventò sul trascinatore. «Lasciate stare mio fratello!», esclamò violentemente. «Luride canaglie, dove lo state portando?». Ma il trascinatore le assestò un rovescio ed ella cadde a testa in avanti sul freddo pavimento. «Figlia mia!», gridò sua madre, ma ricevette un calcio nello stomaco e fu scaraventata a terra anche lei. Il padre si morse la lingua e in un fiume di lacrime cercò di trattenere la rabbia. D'altronde non poteva fare nulla. «Uomo, tieni a bada le tue donne, altrimenti il dio Astor mi è testimone, le do in pasto alle meduse giganti». «Scusatele, mio signore», rispose l'uomo tremando. «Ma che codardo!», disse il condottiero. Nel frattempo il bambino aveva perso i sensi. La sua testolina aveva sbattuto contro un sasso appuntito. Forse era meglio così. Quando la folla cominciò a prendere in giro l'uomo e la donna e i bambini e a canzonarli, a lanciargli addosso la verdura avariata, una rabbia cieca inghiottì la tua ragione. Ti mettesti di fronte al trascinatore e gli bloccasti il passaggio. Lascia immediatamente quel bambino. Si avvicinarono subito molte guardie. Ti circondarono, ma la tua rabbia era più forte di qualsiasi lama. Cosa fare? È giunto il momento di sfoderare le tue armi. Crea un'illustrazione in cui il tuo avatar combatte contro almeno un soldato del nord. Ricorda che più elementi inserirai nel tuo disegno, più esso acquisirà punteggio. È tutto nelle tue mani. La scadenza è fra 2 settimane. Posta il disegno finito nella community di Google Plus Dungeons & Draws, nella categoria della tua gilda di appartenenza. Gli work in progress, invece, i lavori ancora non finiti, andranno postati nella community privata della tua gilda di appartenenza. Buon lavoro, guerriero!